stata una partita di qualità fatta contro un avversario che comunque ha fatto molto bene nello scorso campionato. Abbiamo iniziato soffrendo un po' il caldo, poi abbiamo trovato le distanze, abbiamo sviluppato un ottimo gioco, fatto 3 gol. Nel secondo tempo siamo andati in controllo, ma mi è piaciuto anche lo spirito e l'applicazione di chi è entrato nel secondo tempo. Sì, siamo contenti di aver recuperato Di Mariano, un giocatore importante per noi. Si è presentato in ritiro in un'ottima condizione, ha avuto un piccolo problema che ha superato brillantemente. Adesso ha bisogno di allenarsi bene con noi. Questa mezz'ora di partita, insomma, anche dal punto di vista mentale, lo aiuteranno molto a riprendere confidenza con la gara. In condizioni di Soleri ha subito un trauma distorsivo alla caviglia, ha provato a rimanere in campo, sentiva fastidio, questo verrà valutato nelle prossime ore e speriamo di poterlo recuperare presto. Ma il lavoro del ritiro è stato fatto bene, abbiamo fatto amichevoli comunque di un livello importante, proprio perché volevamo stressare la squadra anche da questo punto di vista. Abbiamo affrontato squadre molto aggressive, abbiamo fatto per me delle buone partite, alcune meno. Abbiamo giocato alcune partite con giocatori adattati in qualche ruolo, ma lo spirito è sempre stato quello giusto. Di conseguenza adesso lavoriamo per recuperare al meglio tutta la rosa e andare a definire con il mercato la squadra che affronterà poi il campionato. Il bilancio generale del ritiro secondo me è positivo, perché comunque qualche fisiologico problema l'abbiamo avuto con qualche giocatore, niente di straordinariamente grave, di conseguenza stiamo recuperando tutti i nostri ragazzi, la logistica e i luoghi dove ci siamo allenati erano perfetti e di conseguenza siamo da questo punto di vista molto contenti del lavoro fatto e adesso affronteremo Veronello questa settimana che ci porterà al primo impegno ufficiale col Cagliari. I nuovi si sono integrati molto bene, hanno trovato terreno fertile dai vecchi, e di conseguenza sembra che ormai giochino insieme da tanto tempo e questo è lo spirito che vogliamo coltivare, perché sappiamo bene quanto sia importante il gruppo quando ci sono da affrontare un campionato difficile e complicato come la Serie B. La vicinanza del City Group è costante, visto che ci hanno fatto visita appunto Galassi, ci ha fatto visita Brian Marwood, tutta la direzione tecnica, di conseguenza sappiamo bene quanto tengono al Palermo, questa è l'ennesima dimostrazione delle cose che vogliamo fare insieme nel migliore modo possibile per affrontare positivamente questa stagione. La prossima settimana a Veronello sarà una classica settimana tipo, perché la inizieremo da lunedì e affronteremo la gara di sabato. Di conseguenza si comincerà ad andare in clima campionato, lavorando bene, con una grande applicazione e intensità. Affronteremo una squadra che l'anno scorso è riuscita a salire ai play-off. Di conseguenza sappiamo che giocare a Cagliari è sempre difficile, ma abbiamo anche grande entusiasmo per affrontare questo turno di Coppa Italia e daremo il meglio per passare il turno. La passione del pubblico rosanero, sappiamo quanto è importante, il fatto che già 10.000 tifosi abbiano sottoscritto l'abbonamento dà il segnale di quanto tengono alla squadra e noi stiamo lavorando al meglio per dargli le migliori soddisfazioni.